Vieni da Roma, tanta vergogna, lui è Maurizio Pepe. Si alzerà su chi vive ma non sa che la morte non ha cuore, non ha fede né colore. E il disprezzo annienterà ogni amara verità di chi il nome della pelle si è macchiato di razzismo. C'è una donna in agonia, ma che idiozia voltarsi e poi andare via. Se dolore aumenterà, sarete voi pigliacchi eroi a ucciderla. Amore mio, ci sono io. La sua morte inciderà il suo marchio in voi, sarà l'ossessione di ogni sogno, e per l'eternità con voi stessi avrete un pegno. E il rimorso scenderà su ogni oscura infamità di chi senza alcun ritegno, discriminando anche Dio, ha ferito tutto il mondo. Sporco negro vai via, a noi che importa se tua moglie morirà. Male come tutti noi, negando lei rinnegherete anche voi. Di Dio, lei sta pagando la sua identità con l'inferiorità, pazzi buffoni e falsi complici di questa realtà che nulla ruba luce agli occhi tuoi. La mano fredda, amore mio, rispondi, rispondi, non sento il tuo respiro, no, te ne sei andata via, ma l'anima che al cielo va è nera, sai, è pura immagine, vivrà, è una realtà, la lotta illusi è persa ormai. Inutili errori di Dio, sbagli di Dio. No, 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 il perdono, no, Dio no, non potrò, non vorrò. Maurizio Pepe, guarda, non voglio entrare perché non voglio disturbare questa atmosfera che si è creata. Tutti devono aspettarti, questa canzone è bellissima, complimenti. Grazie. È sempre, l'hai scritta sempre tu? Sì, diversi anni fa. E l'ho portato, mi sono vestito anche di nero perché appunto è una canzone contro il razzismo, quindi ho deciso di... Bellissima, veramente bella. Grazie. E sono contenta, guarda, di essere qui. Ti spiego perché.
Anche io. E ti spiego, perché quando Gianni mi ha chiamato per questo programma, ho detto: Gianni, io non sono una presentatrice, non mi chiamare, fammi fare le mie canzoni, perché è difficile trovare programmi musicali. Certo. Io ho detto: no, Giovanna, devi venire tu, perché devi capire che proprio perché è difficile trovare programmi dove si possano cantare le proprie canzoni, se non hai case discografiche alle spalle, produttori che investono che tanti soldi. Poi. È difficile, certo, poi non tutti possono arrivare a fare i programmi, quelli là canonici, dove tu arrivi, cioè ce ne sono pochissimi. Quindi volevo veramente fare un applauso a Gianni Turco, certo, per aver ideato questa trasmissione che dà l'opportunità alle persone come te e come me di far sentire i propri pezzi, insomma le proprie emozioni. No, un applauso a Gianni, veramente lo merita. Grazie Maurizio, ti aspetto prossimamente. Senz'altro, grazie, questo lo dai piacere, a me. Certo, e, ciao.